Unghie. Oggi in questo video vedrete qualcosa di epico. Assurdo, incredibile! Abbiamo convinto papà Stefano ad uscire con una ragazza e magari fidanzarsi con lei. Ma secondo me c'è qualcosa che non va. Perché dici questo? Secondo me lei ha qualcosa da nascondere. Mi sa che ha qualcosa che non ci vuole dire. Anche Marco, il fidanzato di Sara, sembra che ha dei comportamenti strani. Ma no. Allora Funghetti, io vado perché insieme a tutti gli altri convinceremo papà Stefano a baciarla e a mettersi con lei. Sì. Facciamo una cosa, tu vai mentre io rimango qui a casa, ok? Perché non mi va di uscire, ok? Tanto avrò ragione io. Funghetti, ho un'idea, io rimarrò qua a casa e guarderò il video insieme a voi. Quindi io guarderò il video insieme a voi e lo commenteremo insieme. Ok, allora io vado e tu rimani qui a casa con i funghetti a vedere il video e vedremo chi avrà ragione. Va bene. Io. E dai, ti prego Stefano, esci con Francesca. Non ti costa nulla. Non ti costa nulla. È così carina. Ragazzi, c'è qualcosa che non mi convince tanto. Ovvero? Non lo so, non mi convince, c'è qualcosa di strano. Però, certo, è molto carina, non è che mi dispiacerebbe, quindi... E allora, se dici che è carina, ci esci? Non lo so, ci devo ancora pensare, ok? Non lo so, ci voglio pensare. Vai, vai, ragazzi, non lo so, se mi va di uscirci. Ecco Marco, ci mancava. Tu ormai entri dentro casa nostra come se fosse proprio alle chiavi ormai, tu. Dimmi. Senti, ti devo fare da uomo a uomo. Immagino. Ma quanto era carina quella ragazza? Chi? Quella della macchina. E mia ma... E Francesca. Tua ma? No, Francesca volevo dire. No, ho sentito bene, hai detto tua ma? Tomà? No, tua macchina. La ragazza sulla tua macchina. Comunque, scusate se vi interrompo, Tu non mi saluti più? Cavolo. Ciao, amore mio, come stai? Bene, sto bene. Ma perché non ve ne andate a casa vostra? Comunque, che volete? Non ho capito perché Marco è venuto qua adesso. Che mi vuol dire? Perché quella ragazza che si chiama Francesca è una bellissima ragazza. Innanzitutto, una bellissima ragazza, tu non lo dici. E poi, secondo me, è vero, tu dovresti uscire con Francesca. Dai, esci con lei! Dai, Stefano, ti prego, esci con lei! Dai, esci con lei! E dai! E dai, dai! Dai, escici, dai, dai! Dai, 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 dai! E va bene! E va bene! Basta! Uscirò con Francesca! Oh. Yeah! Bravo! Vedi che quando sei intelligente fai tutto da solo, di tua spontanea volontà? Noi non abbiamo deciso niente. E va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, la chiamo, la chiamo. Mi si è spento il telefono, non posso chiamarla. Non c'è problema, prendi. Ma non so il numero. Ma lo so io il numero di mia madre, di Francesca. Stavi dicendo di tua madre? Brava Sara, almeno te ne sei accorta, c'è qualcosa di strano. Ma amore mio, ma oggi sei bellissima. Guarda che occhi. Sono più belli del solito. Dai, chiamala. Ma la sto chiamando. E dai. Sì, ma sì, la stai chiamando. Metti il numero, va bene. Eccolo, lo scarafaggio mi sta chiamando. Pronto? Ciao Francesca. Senti, ho pensato di... Sì, sto parlando, dammi tempo. No, ma senti, pensavo proprio di spontanea volontà mia, proprio io, ho deciso proprio io stasera di invitarti a cena. Sì, certo, non ho proprio nulla da fare, brutto scarafaggio. È che ho la macchina rotta, ti ricordi? Non funziona, non è che puoi venirmi a prendere tu? A boccherà! No! Allora? Non ci credo, non c'è andare, non c'è andare. Quindi vabbè, faremo un'altra volta. La prendi tu. No, vengo io. Allora mi vieni a prendere dopo? Sì, non vedo l'ora. Brutto scarafaggio, sì? Va bene, allora ci vediamo dopo, ok? Mi dico, hai... Ho capito. Sì. Hai un polso? Che c'è? Ma no, un polso! Che ora? No, fate così. A che ora? A che ora preferisci? Alle 8:30. Va bene, ok. Va bene, allora ci vediamo dopo, ok. Ciao, buona serata, buon pomeriggio, buona mattina. A presto.
grazie. Mi manchi tanto. Non è vero. Tanto tanto. Ciao. Ciao ciao. In questo video. Ma che fa Stefano? Si sta strozzando. Le macchinine. E poi mi regalavano anche le barchette. E quindi io. Ma non mi stai ascoltando? Ehi, ciao. Ciao Maruccia, come stai? Ti sono mancata. Ok. Ti sono mancata. Calmati, questi sono. No, per me, grazie. Sì, che belli. Puzzano. Beh, effettivamente. Ma un po' di profumo. Vabbè, li ho comprati qua vicino, non. Vabbè, cioè, sono pinti. Un altro mazzo. Vabbè, quando proprio saremo proprio finanziati. Vabbè, comunque dove andiamo? Senti, io pensavo che andiamo al ristorante qua vicino di una mia amica. Che va bene, dice... però io non mangio. Le zucchine, i cavolfiori, i broccoli, le spinaci, la bieta, le lasagne, i cannelloni, le patatine, le patatine. Porta a casa sua, tanto non mangio niente. E poi non mangio i semi di chia, i semi di sesamo, le mandorle, gli spinaci. L'ho già detto gli spinaci. Poi non mangio nemmeno le noci, guarda, le noci proprio per niente. E poi non mangio nemmeno. Mi stai ascoltando? Sì, sì, certo. Dico, e poi tutto il resto lo mangio però. Quindi dove mi porti? Dove? A casa, torna a casa perché non mangi nulla. Come a casa? No, cioè... mi porti a cena. Sì, ma non mangi nulla, ma. Andiamo, andiamo! Eccoli là. Sì, li vedo. Però dobbiamo fare attenzione a non farci beccare, altrimenti Stefano scopre che li stiamo seguendo. Ma dobbiamo vedere lui come si comporta. Se sbaglia qualcosa, non è bravo a uscire con le ragazze. Ma no, non sbaglierà niente, vedi? Mamma ci riuscirà. Lo vedi? Lo vedi? L'altra volta la chiamo da mamma. Lui si sbaglia perché balla mamma. Perché io lo chiamo mamma? Magari la sua mammina? Vabbè, andiamo, che se no ci vedono qua. Piano, 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 ci vedo. Ciao ragazzi, quanti siete? Siamo tre. Ok, avete prenotato? Prenotato. E prenotato. Hai prenotato? Tu hai prenotato. Tu devi prenotare. No, io non ho prenotato. E tu? Non abbiamo prenotato. Vabbè, siete fortunati, un posto per tre ci sta. Vieni. Perché non mi fai un complimento? È un complimento, io sono molto pratico. Hai due occhi come due hamburger. Come gli hamburger. No. Ma impegnati un po' di più, no? Funghetti, a voi piace lei? Secondo voi è brava o cattiva? Ho ragione io o ha ragione Nicole? Io non penserò mai che ha ragione Nicole. Scriverò nei commenti. Come i petali di una margherita, tutte da sfogliare. Scusami. No, vabbè, era per farti capire. Avete sentito che cosa ha detto? Non ci posso credere. Hai le ciglia come i petali della margherita. Vabbè, però almeno le ha regalati i fiori, dai. Sì, ma fa le battute vecchie. È proprio un vecchio buono a nulla. Marco, è sempre mio fratello, E lei è sempre mia mamma Francesca, papà Stefano. Pensa a Ilari. Ciao mamma Francesca. Ma che c'è? Ciao papà Stefano. Ma cosa stai dicendo? Vabbè, era una battuta, dai. Ma... sto incitando Stefano. Lo so, ma lo stai dicendo un po' troppe volte questa cosa di mamma, mamma. Sì. Ma no, vai. Ora dico vai papà, va bene? No, va bene. Che pollo. Comunque, come si stanno guardando? Lei non mi piace. Ma non è che a me mi convince troppo, sapete? No, sì, dai, ma va ragazzo, va. Bacialo, bacialo. Cosa? Che stai dicendo? Baciala. Stefano, senti, bacia senti, lei. Senti Marco, adesso basta, veramente. Ci sono troppe cose che combaciano. Prima tu che la chiami mamma. Poi mi sembra che ogni tanto lei si gira così, ti guarda. Ma come fa a vederci? Sì, siamo sì, nascosti sì. No, io lo vedo, lei ti guarda, si gira. Ma no, Sara, devi stare tranquilla. Marco sicuramente vorrà soltanto che Stefano ci si metta insieme. Secondo me ho ragione io. No, ho ragione io. E lei mi piace ancora. A me zero, proprio non mi piace più. Funghetti, secondo voi ho ragione io? O ho ragione io? Io. E a voi, vi piace Francesca oppure no? Scrivetelo nei commenti. Tra poco in questo video. Alla fine della storia, loro... loro qui, non dovevi portarle. Sono voluti venire per forza. Va bene, allora sì, prendiamo... sì, tutto molto interessante. Ma adesso devo andare un attimo in bagno a sistemarmi. Perché?
perché mi ha tirato questo. Forse perché gli piaccio con i capelli lunghi. Allora come ti è venuto in mente di portarle? Ma non è colpa mia, è Nicole che è voluta venire in forza. Voleva vedere Stefano come si comportava con te. Sì, ma questa sera è importantissima. Doveva esserci tutto perfetto. Mamma, tranquilla, ora risolviamo tutto, non ti preoccupare. Lo sapevo. Marco era suo figlio. Sapevo che c'era qualcosa che si nascondeva, che stavano tramando. Lo sapevo. Calmami. Ridi. Devo trovare un modo per mandarle via. Portale via! E che scusa mi invento? Non lo so, trovala tu! Che devi fare la cacca! Va bene, bella idea! Grazie, ho sempre belle idee! Basta! Comunque è stranissimo Marco. Sì, lo so, si sta comportando veramente in maniera stranissima. Non lo so, boh, devi scoprire che c'è un problema, dobbiamo andare via. Perché? All'istante. Che è successo? C'è un problema gravissimo, dobbiamo andare via. Ovvero? Mi scappa la cacca. Beh, non lo puoi fare qua. No, perché qua non ho la mia carta bella colorata e quindi non posso. No, io non vado via, mi dispiace. Dai, per favore. No. Ho detto andiamo via subito. Adesso. Tu sei la mia ragazza e vieni. Andiamo. Via. Ma io non ci vengo. Sì, dobbiamo andare via. Ma no, ma sì. Mi passo per la testa. No, mio fratello, io rimango qua. Ma no, ma dobbiamo andare via. Per favore, devo andare in bagno. No, io rimango qua. Vai a fare. Dai, mi ci vado. No, ho detto dobbiamo andare via. Andiamo! Vabbè, intanto mangio, hanno portato le olive. Beh, ma so che bisognerebbe aspettare. Sì. E dov'è? È al bagno a sistemare il trucco. Ah, ok. No, perché ho visto che arrivavi. No. Ok. Guardami, ti piaccio? Sì. Dai, Sai corteggiare una femmina, no? Dire quelle cose... Cioè, per conquistarti? Sì. Fammi pensare. Certo che ce l'ho. Io sono un chica e ti conquisterò. Hey, Ok. Sono bravo. Funghetti, ma secondo voi questo mi sembra un modo per corteggiare una ragazza? Per me, no. Devo capire se ho ragione io o ho ragione Sara. Ma sicuramente avrò ragione io. Si vede che è una brava ragazza. No, è che non sono molto no, pratico. No, guarda, mangia cioè, meglio, mangia. Comunque, secondo me, è veramente una bellissima... È meglio così, guarda, ti assicuro, è molto meglio se non parli. No, guarda, che schifo. Sono buone? Guarda. Comunque, ti volevo raccontare la storia della... Ma non sputano le cose nel piatto. Scusa. Allora, quando sono nata, i miei genitori volevano un maschietto e invece sono nata io. E quindi poi hanno detto, hanno iniziato a regalarmi i giocattoli con i dinosauri. Ma che fa Stefano? Si sta strozzando. Le macchinine e poi mi regalavano anche le barchette. E quindi io... Ma non mi stai ascoltando? Ma perché non mi ascolti? Allora, stavo dicendo, per quale motivo io volevo soltanto una bambola. Mi stai ascoltando? Ti ascolto. Non la bacerà mai così. E quindi io mi domando, ma per quale motivo non mi possono regalare un bambolotto oppure una bambola come tutte le bambine normali e invece mi regalano i giocattoli da maschio? Lo capisci? Stai ascoltando? Tutto, fino a maschio. Lo devo ascoltare meglio. Non so se avvicinarmi oppure no. Funghetti, secondo voi che cosa devo fare? Devo indagare da più vicino oppure no? Che è successo? Ti è andato di traverso un po' di oliva? Sei bellissima. Che schifo. Sì, basta, lo faccio, mi avvicino. Ok. Buono. Tu che cosa vuoi? Mi vuoi rubare il panino? No. È mio. Un pezzetto. Ma io devo indagare. Ehi, tu, vieni qua. Mi devi dare una mano, vieni qua. Allora, li vedi loro?
Mi serve da indagare su di lei. Hai capito? Sì, dopo il panino ce lo dividiamo. E mettimi l'acqua. Stavo dicendo, ma tu che lavoro fai? Noi facciamo dei video su YouTube. Vabbè, non so se tu sai, sì. No, non conosco. Ah, ok. E che tipo di lavoro è? Serve una telecamera e serve un computer. Un computer? Davvero? Sì. E come funziona il computer? Il computer è che c'è un computer che da lì puoi caricare i video e poi... E dov'è il computer? E il computer è a casa, lo tengo a casa. A casa? Sì, proprio quello che mi serve. A casa. E hai anche una password, per caso? Sì, certo, tutti i computer hanno le password, ma... Ecco, la mia password, per esempio, è brutto scarafaggio, avrò la mia vendetta. Ah, perché questo nome? Carino, è vero? Perché io penso che quando due persone si conoscono e poi si piacciono e poi escono a cena fuori insieme, per avere la loro fiducia, devono condividere le loro password. Ah, quindi mi sta dicendo che per dimostrarti il mio amore, darti la mia password, diciamo, è una dimostrazione appunto d'amore. Quindi se io ti do la mia password del mio computer, tu... No, mi dai anche le chiavi del tuo cuore. Ah, è fighissima questa cosa. Sì. Ma che cosa c'entra la password con l'amore? Mica Stefano ti starà dando la password del nostro canale. Allora? Allora, la nostra password è... No, la password del nostro canale no. Ma che fa? Funghetti. No. Dico, non c'è. Nico, che cosa ci fai qua, Nico? Ho capito! Lei si vuole fidanzare con mio padre e vuole prendere il suo computer per cancellarci il canale! Va bene, poi il nostro... Andiamo a casa? Bravo, Nicole, ce l'hai fatta a capire una volta per tutte! Mi sono convinto che è molto bella e che mi piace, adesso tu vuoi rovinarmi la mia cena, che è tanto tempo che aspetto questa cena! Esatto! Vai, Nicole, ci lasci soli! E vai a cercare la password perché gliela devo dare a Francesca, ok? Vai a cercarla! La vado a cercare in tutto il mondo! Brava! Il piano della password è fallito, ma se lo bacio, allora poi potremo fidanzarci. E quindi andrò a casa sua e poi troverò il computer e poi prenderò la password e poi distruggerò il suo canale! Ma c'è qualcos'altro che posso fare comunque per dimostrarti il mio amore? Perché adesso mi sono proprio convinto che tu sei la ragazza che fa per me. Perché tu sei una ragazza proprio molto sincera. Grazie. Ma magari sai le favole, no? Sì. Le favole, quando c'è un principe azzurro tu sei giallo. Però, e quando c'è un principe giallo e una principessa verde, alla fine della storia loro... Sono emozionatissimo, non ho nemmeno una gomma. Vabbè. Ne ho uno io che ho preso, costa un euro. Però va bene, è ufficio, possiamo usare questo. È un po' grande. Ma non si mette al meglio. Va bene, su due dita. Va bene, va bene con questa. Ma non c'entra, su due dita. Siamo fidanzati adesso. Allora adesso, dato che siamo fidanzati, possiamo anche andare a vivere insieme, giusto? Sì, possiamo andare a vivere. Cioè, oddio, già, io vengo a vivere da te. Perché la tua casa è più bella. Però non ho molto posto perché allora c'è Ilari, Nicole, il senza tetto, io e siamo già quattro. Non ho posto, cioè dovrei comprare una nuova casa. Ma mi hai dato l'anello? Vedi? Ok, va bene, casomai posso mandare via da casa il senza tetto. No, povero senza tetto. Lo so. Manda via Ilari. Ilari? Sì. Come manda via Ilari? Per fare posto a te? Sì. Cioè, no. Tu hai detto che mi ami. Ci siamo baciati, ho il tuo anello. Sì, solo che, vabbè, ci penso. E intanto però siamo fidanzati, sei contenta? Sì, tantissimo. Il piano sta procedendo alla grande. Ora siamo fidanzati. Andrò a vivere a casa sua e troverò la password del computer. E che dicevi? Niente, dicevo che è una bella giornata. Ok, poi ci organizzeremo con tutto. Adesso... Sì, ma adesso però devo andare, tanto ho il tuo anello, quindi ci vediamo presto. Ciao, ciao! Ma dobbiamo ancora mangiare. Io ho mangiato solo delle olive. Va bene. Però è bellissimo. Funghetti, sono felicissimo. Mi sono fidanzato! Funghetti, ma a voi piace Francesca? A me tantissimo. Avevo dei dubbi, però è ovvio che mi sbagliavo. Sono felicissimo. Francesca, arrivo. Francesca, aspettami.
siamo baciati. Quindi c'è cascato? Sì! Davvero? Sì, non mi piaceva per niente, non l'avrei mai voluto fare, ma per raggiungere il mio obiettivo l'ho fatto! Ma gli puzzava l'alito! Sicura che puzzasse a lui? Certo, vabbè! Comunque sono riuscita ad ottenere che vuole che vada a vivere con lui! Sì! Andando a vivere da lui, riuscirò a prendere le password e a distruggere il canale! Ecco, basta! In questo video... Chi sei? Che stai facendo? Che stai facendo? Ieri sei bellissima. Che per caso hanno lasciato dei fiori per Ieri? Guarda, lo lasciano qua, un bouquet e un bigliettino, tieni. Brava, hai trovato tutti i regali. Adesso io sarò alla banchina più avanti. Ma tu sei... Comunque è incredibile, non riusciamo mai a fare un TikTok per colpa tua, mai che riusciamo a fare un balletto. Me lo potete insegnare il TikTok, per favore? Lo fate. Scusate, invece di TikTok, ma Nicole quando arriva con le cose da mangiare? Sì, faccio fame. Boh, non lo so, ha detto che sarebbe stata qua a momenti, forse sta arrivando. Sì, dai. Nel frattempo... facciamo il balletto, facciamo un casino, facciamo un duro. Dai, facciamo un casino, vai. Ma come facciamo un casino, ragazzi? Ilari, ma non avevi detto che papà Stefano poi non ci faceva più fare il pigiama party se facevamo casino? Non ti preoccupare, io non ho paura di mio padre. Tanto se te gli dico di andare via. Sì, Ilari, c'hai ragione, non abbiamo paura dei genitori. Sì. Tu io. Anch'io non ho paura dei genitori, balliamo. Vabbè, se lo dite voi, balliamo, facciamo questo balletto. Tu io, asendolo. Ilari, ma non avevi detto che non avevamo paura dei genitori? Avevamo, hai detto bene. Che cos'è questo casino? E poi che cos'è questa storia che non hai paura dei tuoi genitori? Che vuol dire? Cos'è questa storia che non hai paura dei genitori? No, non avevamo detto che abbiamo paura dei genitori. No, mai detto. No. Paura. Quindi se volete poi rimanere più a casa, non dovete fare casino, va bene? Se no vi caccio tutte quante via, non vi faccio più venire, va bene? D'accordo? D'accordissimo. D'accordo, d'accordissimissimo papà. Bravo. Vedo che avete capito. E quando viene Nicole? Andate a aprire voi, perché io adesso mi devo mettere a lavorare al computer, va bene? Sì, va bene. Fate le brave. Sì, grazie. Mi raccomando, non mi fate sentire. Vai Ilari, se fai centro ti fidanzi. Faccio centro e mi fidanzo. No, 150. No, vabbè, quasi. Ho due possibilità. Se faccio centro mi fidanzo. Il campanello, ragazze. Vai Ilari, ti ricordi che papà Stefano aveva detto che
dovevamo aprire noi al campanello. Vabbè, allora vado io. Vai, vai. No, no, ragazze, no, ragazze, no. Vado io perché sennò papà si arrabbia. Va bene. No, ragazze, il supermercato era chiuso. Non ho trovato né le patatine né i dolci. Ehi, chi sei? Che stai facendo? Che stai facendo? Ma chi era questo? Che cosa ha lasciato lì? Ilari, sei bellissima. Una lettera. Lo devo dire a Ilari oppure no? Forse sarà il suo fidanzato. Ma Ilari non è fidanzata. Un suo ammiratore segreto. Non so se dirlo a Ilari. Qua c'è una lettera. Che faccio? Sbircio. Funghetti, secondo voi sbircio o non sbircio? Chi è? Non c'è nessuno. Da questo momento hai un'ora per scoprire chi sono. Corri al fioraio. Corri al fioraio. Ilari, sei bellissima. Nicole. Che cos'è quella? È una lettera. Dammela. Dammela. Ti hai sbirciato? No, cioè sì. Ma Nicole, non si fanno queste cose. Tra poco in questo video. Eccolo lì, Ilari. Oddio. Un ragazzo, chi sarà? Dai, mancano 5 secondi, andiamo. Nicole, ma sei tu che hai suonato il campanello? No, veramente non ho suonato io. Allora chi ha suonato? Vabbè, fammi leggere. Da questo momento hai un'ora per scoprire chi sono. Corri al fioraio? Fioraio. Ilari, appena sono arrivata c'era un ragazzo che stava scrivendo questo. Poi è scappato appena mi ha visto. Allora sarà un mio ammiratore segreto. Ma poi ha lasciato anche le bombolette. Un ammiratore segreto! Ilari, dobbiamo subito entrare a casa e dirle a tutte. No, 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 Nicole, no, no. Ti faccio a casa mia, devi fare gli affari tuoi. Dai, ti prego, Ilari, dobbiamo scoprire chi è insieme a tutte quante. Andiamo tutti al fioraio. Dai, Nicole, questo è un affare mio. Già tu non lo dovevi scoprire, quindi. Allora, ok, facciamo così, non lo diciamo a nessuno. Andiamo soltanto io e te, però ci dobbiamo sbrigare, perché tra un'ora dobbiamo stare al fioraio. Sì, ma adesso ti prepari, ok? Ti preparo io, ti faccio bellissima, ok? Quindi sbrighiamoci. Allora, Ilari, chi era ci dopo, no? Nicole. Il postino. Nicole, il postino vestito da Nicole. Cosa? Era il postino o era Nicole? Ma poi che cos'è quella cosa che hai in mano? Niente. Era una coperta nuova, era una sorpresa e... Andiamo. Ciao. Ciao. Ma Chiara? Vabbè. Funghetti, dobbiamo dirvi una cosa super importante. Vi aspettiamo tutti il 7 aprile a Romix. Ci vediamo alle 12.30 a Roma per il firmacopio del nostro fumetto. Vi aspettiamo tutti, ma voi l'avete ordinato il nostro fumetto? Se ancora non l'avete fatto, cliccate nel link in descrizione. Se non ordinate il fumetto mi metto a piangere. Sto pianto. Pronta? Di che cosa? Sì, sì. Vai, cambio. Ilari, abbiamo poco tempo. Abbiamo 50 minuti per prepararci e stare lì al fioraio, ok? Chissà che sarà, però non lo devono scoprire il mio amico Paolo. Il mio amico Francesco. Chi ne sa, non lo so. Basta che ci sbrighiamo e non ci facciamo beccare da loro, ok? Ma cosa stanno facendo? Fatti piano. Sì. Ma perché stanno tutte al bagno? Ma che è successo? Non lo so, lo dobbiamo scoprire, c'è qualcosa. Secondo me stanno tramando qualcosa per forza. Sì, anche per me. Cerchiamo di scoprire. Guardate il buchetto piccolo. Ragazzi, aspettate, fatemi vedere un attimo il buchetto. Che cosa vedi? Si stanno preparando, Ilari, si sta preparando. Sono emozionatissima, chissà chi sarà, Ilari. Sì, però tu devi fare gli affari tuoi, Vedo che si stanno anche facendo la piastra, Ilari si sta facendo la piastra. Ok, piastra fatta, dobbiamo subito uscire, mancano 40 minuti. Ok, ok. Dai, stai benissimo, Ilari. Andiamo. No, comunque non è possibile. Cioè, prima ci invitano a casa e poi dopo ci includono in bagno. Non fa ragazzi, 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 non potete capire, voi capire che cosa ho trovato. Cosa hai trovato? Ho trovato questa letterina. Volete sapere che cosa c'è scritto? Che c'è scritto? C'è scritto: da questo momento hai un'ora per scoprire chi sono. Corri al fioraio.
Ma sì, secondo me, non lo so ragazze, ma secondo me c'entra qualcosa con il fatto che Ilari si sta preparando. No, no, prepariamoci, andiamo via al fraio. Sì, infatti subito. Dobbiamo andare. Io vado in pigiama. No, che pigiama? Certo. Vabbè ragazzi, ci dobbiamo andare, ragazzi, andiamo. Andiamo. Ma ragazzi, 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 aspettate. Allora, se loro si sono nascoste e si sono preparate di nascosto, secondo me non ce lo vogliono dire, quindi dobbiamo per forza seguirle di nascosto. Ah, ok, allora seguiamoli senza farci beccare. Ma non è pericoloso, mi stai dicendo veramente una cosa. Anna, andiamo. Funghetti, secondo voi le dobbiamo seguire di nascosto oppure no? Scrivetelo nei commenti. Se volete che le seguiamo, iscrivetevi adesso al canale. Vabbè ragazze, usciamo e facciamo finta che non sappiamo nulla. Sì, ma rimetti dentro. Vabbè, sì, andiamo. Perché non è questa qui? Dai, che non si vede. Noi andiamo al supermercato. Va bene, ok. Va bene. Ciao, ok. Non è niente? No. No, no, no. Non mi interessa proprio. No, 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 siamo qua. Calma proprio. Ci divertiamo. Un po' strano. Vabbè, dai, ti mancano soltanto 30 minuti. Vabbè, noi andiamo che manca poco tempo, eh. Va bene, va bene. Ciao. Andate, andate, noi leggiamo il nostro fumetto. Va bene, ciao. Ragazzi, ragazze, ragazzi, sono andati tutti via. Vabbè, mi leggo il nostro fumetto. San Giovanni è cascato. Sul biglietto? Sì, dai, ne mancano 20 minuti. No, ne mancano 10 in realtà, andiamo. Oh! Bella, non ci vuole dare. Sì, dai, andiamo. Andiamo, si piove. Sì, ma appoggiamo le piantine. Buongiorno. Buongiorno. Che per caso hanno lasciato dei fiori per Ilari? Guarda, lo lasciamo qua, un bouquet e un bigliettino, tieni. C'è un altro biglietto, leggiamolo poi. Ma che per caso non ha lasciato qualcosa per noi? No, mi dispiace. Vabbè, ci abbiamo provato, andiamo. Ma proprio niente? Beh, niente. Nemmeno un fiore? Niente. Niente. Una margherita? Una letterina? Niente. Vabbè, andiamo. Ciao. Tra poco in questo video. Quindi tu hai un vicino di casa che si chiama Paolo e ti piace? Sì. E quando avevi intenzione di dirmelo a me? Ah. Vabbè. Facciamolo. Che c'è scritto? Dai, aprilo, apri. Buono. Ci vediamo al parco e scoprirai chi sono. Il tempo è quasi scaduto. Corri, andiamo. Corri, 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 corri. Dovrebbe essere questo il parco. Sì, dai, che mancano 2 minuti. 2 minuti, sì. Corri. Anna, mi sembra che sia finito. Anna, piangere, oh. Dobbiamo andare. Anna, e va. Leggila, okay, aprila. Ma che carino, gli ha regalato il peluche. Voglio pure io. Le rose, no. Regala le rose. Che carino. Quindi che cosa c'è scritto sulla lettera? Te lo dico subito. Brava, hai trovato tutti i regali. Adesso io sarò alla banchina più avanti. Dai che manca poco, il tempo sta per scadere. La banchina più avanti. Lì c'è la banchina, c'è solo quella. Vedo qualcuno, Ilari! Andiamo, corri, dai! No, ragazzi, avete sentito? Che cosa hanno detto? Stanno dicendo che adesso si stanno spostando per l'ultima parte dove ci sarà lui. Andiamo! Andiamo! Aspetta! L'orso! Questo te lo rubo io, andiamo! È mia! Mi
ci possiamo scoprirlo. No, dobbiamo seguire per forza. Andiamo, andiamo. Di qua. Corri. Aspetta. Dov'è l'altra banchina? Quella. No. Là. Di qua. No, di là, di là. Là. Lì. Là. Eccolo lì, da lì. Oddio. Quel ragazzo chi sarà? Dai, andiamo. Non ti posso credere. No, vabbè. Mi sono emozionata troppo, scusate, ma sono così carini. Anna, ti prego, basta piangere. Mamma mia, ma che sei una bambina? Ma chi è? Lo riconosci, Leni? È quello Paolo. Ma chi è Paolo? È il mio vicino di casa, sì. Speriamo che è Paolo. Quindi tu hai un vicino di casa che si chiama Paolo e ti piace? Sì. E quando avevi intenzione di dirmelo a me? Ah. Vabbè. Ma tu sei Pietro! Filippo. Filippo. Ah, sei Filippo. No! Cioè lei voleva Paolo, ma lui è Filippo. Ma chi è Filippo? Ma chi è Filippo? Filippo è lei? Che ci fate qua? Una passeggiata. Sì, una passeggiata. Una passeggiata. Possiamo entrare qua. Ma quindi voi ci avete seguito per tutto questo tempo? No! Ma ti pare? Secondo te stavano a casa da sole loro? No. Non dovevate seguirci, era un segreto di Hilary. Io lo sapevo che non era una buona idea. Hilary, vuoi ritornare alla mia ragazza? Beh, mi hai fatto la scritta. Mi hai fatto questo bel peluche. Mi hai fatto le rose. Mi hai fatto questa sorpresa. Quindi vuoi ritornare alla mia ragazza? Carino! Sì o no? No. No! Ma come no? No! Ma poverino! Cos'è che c'è? Ecco! Amore! Hilary! Ho capito, io volevo Paolo! Chi è? Il vicino di casa! Ma perché no, Hilary? Lo sapete che lui mi ha tradito? Ma io c'ero! Ma come ti ha tradito? Sì, mi ha tradito con la mia migliore amica! No! Beh, io lo posso capire, Alessio ha fatto la stessa cosa con me e Gaia, Sì, tutti ce lo ricordiamo. Però poverino, guarda che comunque me lo sognerei io, Marco, che mi regala le rose. Scusa? No, nel senso. Stai calma. Non ho capito. Calma. Scusa, ma tu intendi Marco il mio ragazzo? Sì, intendevo proprio lui. Però. Scusa. Papà Stefano. Ciao. Piacere, adesso io riposo un pochino. Ciao. Che hai bisogno per la crema? Hilary, cosa ci fai qua in piscina con quest'altro? E io ho conosciuto Lorenzo e mi piace molto. Fermi, adesso facciamo delle sfide. Chi sarà migliore tra voi due? Hilary, mi raccomando, non fare come sempre. Che corri, che scappi, che succede qualcosa che ti fa male. Mi raccomando, oggi stai calma in piscina, ok? Papà, ho capito che cosa devo fare. Allora, ti ho detto, non devi fare il bagno quando non te lo dico. Tuffa bomba! Ragazzi, se volete che oggi faccio un bel guaio, lasciate un bel like. Hilary, forza, esci subito dall'acqua. Guarda, se non mi ascolti ti porto via. Te l'avevo detto subito, appena siamo entrati, ok? No, papà, non voglio uscire dall'acqua. Sono appena entrata, dai. Hilary, ti ho detto, vieni subito qui. Vieni qui, vieni. Hilary, guarda, non mi fare... Dammi la mano. Allora, ragazzi, mi raccomando, Allora, oggi siamo tutto il giorno in piscina, però tu attento con la palla, per favore, per guarda che ti sei fatto sotto l'occhio, ti prego. No. Calmo, con calma. E tu, mi raccomando, stai al tuo posto. Hai capito? Mm. Papà Stefano! Ragazzi, mettiamoci di qua, c'è papà Stefano!
l'acqua lì, no, no, ragazzi, no, no, l'acqua lì, guarda. Ragazzi, ma c'è Papa Stefano. Ragazzi, c'è Papa Stefano, quello dei video su YouTube, quello che vi piace. Andiamo. Ma chi è che strilla? Ma è impossibile, non mi posso riposare. Oh, è Ilaria che strilla. Ma chi è? Ma che, perché fanno questo casino? Ma chi sono questi pazzi? Ma chi è quella? Forza, 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 forza. Mettiamoci qui. Voi adesso vi togliete tutti i vestiti, vi togliete le ciabatte, vi mettete la cuffia e vi fate il bagnetto qui, 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 non un metro più giù. Forza, forza, ragazzi, dai, andate, andate, andate. Va bene, ok, nella piscina dei piccoli. Ciao. E io guardo sempre i vostri video. Siete molto simpatici, mamma mia. Ciao, grazie che guardate i nostri video, piacere. Adesso io riposo un pochino. Ciao, grazie, grazie mille. Una bella giornata oggi, eh? Sì, il sole, il caldo, ci voleva proprio un po'. Oh, che bello. Piacere, Anna Maria. Se hai bisogno di qualcosa sono qui, eh? Che sta a fare questa con mio papà? Funghetti, la situazione è un po' strana. Mi aiutate a controllare? A cosa vuoi giocare? Ciao, come vi chiamate? Lorenzo. Rebecca. Posso giocare con voi, Rebecca e Lorenzo? Sì! Sì, va bene. Funghetti, però questa qua con la cuffietta rosa non è tanto simpatica, eh? Lorenzo, vuoi giocare a palla con me? Ok! Mamma mia, però, io volevo giocare con mio fratello, invece lui gioca con Ilaria. Mamma mia, ho mandato la palla all'acqua alta. Ilaria, te la vado a prendere io. No, ma lì l'acqua è altissima, puoi rischiare di affogare, 3 metri sono. Io per te scalerei l'Himalaya. Ma che cos'è l'Himalaya? È una montagna altissima, non ci pensare, vado a prendere la palla. Ah, lui sì che è un grande uomo, no come Filippo che è il mio, diciamo, fidanzato che si innamora delle mie amiche. Perché ricordate l'ultimo video, guardate che cosa aveva fatto. Vediamo, obbligo. Bacia a chi vuoi tu. Darò un bacio a... Simona! Cosa? Che cosa stai dicendo? Mamma mia, mio fratello è andato per Ilaria a prendere la palla. Per me non fa mai nulla. Mamma, però Lorenzo gioca sempre con Ilaria, non gioca mai con me. Mamma, mamma, mamma. Sì, tesoro. Lorenzo gioca sempre con Ilaria, però siamo venuti in piscina per giocare e lui sta con lei. E non ti preoccupare, tesoro, dai, adesso troverai un altro amico. Vai, vai, vai a nuotare, che io qui ho da fare. Che hai bisogno per la crema? Che faccio? La spalmo io? No, no, non uso la crema, grazie, grazie. Ilari, Ilari! Ah, oggi è una bellissima giornata in piscina! Ma quella è Ilari e sta con un altro ragazzo. Fammi andare a vedere chi è. Ma non vale, l'hai spinto! Ai, ai, mamma! Lorenzo, eccomi, arrivo! Tesoro, ma che ti sei fatto? Hai capito? Io ho detto, non c'entro niente. Vabbè, ma io qualcosa c'entro. Vabbè, ma non strillare, abbassa la voce. Ilari, cosa ci fai qua in piscina con quest'altro? Sei tu che ti sei innamorato delle mie amiche. E io ho conosciuto Lorenzo e mi piace molto. Tu invece mi tratti sempre male. Sono io il tuo fidanzato e questo era da uscito. Questo si chiama Lorenzo e attento a parlare male di mio fratello. Vai a giocare dall'altra parte perché questa piscina è mia, di Lorenzo e di Rebecca. Ti sei comportato troppo male con me. Ilaria, adesso devi decidere tra me o lui. Funghetti, continuate a vedere il video perché io devo scegliere se è meglio Filippo o se è meglio Lorenzo. Sarete voi a decidere chi è meglio. Lasciate un bel like e scrivetelo nei commenti. Vincerò io. Vincerò io. Vincerò io. No, io. Vincerò io perché sono più forte di te, guarda qui. Vedi questo livido? È
me lo sono fatto a pugilato perché io faccio pugilato. Quindi vincerò io. Fermi, adesso facciamo delle sfide. Chi sarà migliore tra voi due? E funghetti, decidete anche voi qual è tra le sfide il migliore. Scrivetelo nei commenti e lasciate un bel like. Prima sfida, gara di nuoto. Vince chi arriva prima qui da me. Tanto vincerà mio fratello, ne sono sicura. 3, 2, 1, go! Lorenzo, io vengo il migliore! Vai! Mio fratello sta perdendo, devo intervenire. Sfida vinta da Lorenzo. Seconda sfida, gara di apnea. Quindi vince chi rimane più tempo sott'acqua. Vincerò io. Sono io il migliore per Ilari. No, sono io. 3, 2, 1, via! Così, perché tanto se qualcuno bara. Ilari non ce la faccio più. No, Lorenzo è uscito per primo. Ha vinto, yuppi! Lo sapevo che era il migliore. Visto che siete pari, l'ultima sfida la decido io. Vince chi fa il tuffo più bello. Sono io il campione di tuffi. Non è vero, sono io il campione di tuffi. Inizio io, farò prima io il tuffo. Vuoi fare il tuffo per primo? Allora adesso ci penso io. Tuffo a bomba! Ma non vale, l'hai spinto! Ai ai! Mamma! Che è successo? Che è successo? Ai ai! Sì, mamma, guarda, mi sono fatto male, mi esce il sangue, è tutta colpa di quel bambino. Ma chi, Filippo? Papà Stefano, posso parlarti? Ilari, che cos'è questo casino? Posso sapere perché c'è quel bambino che piange, la mamma si è arrabbiata e tu stai qui, mi spieghi cosa è successo? Filippo, per fare il suo il tuffo meglio di Lorenzo, l'ha spinto nell'acqua. Vabbè, ma perché l'ha spinto? Stavate facendo una gara? Qual era il motivo? Sì, una gara, chi è il mio fidanzato? Cosa? Ancora? Adesso anche due fidanzati, non te ne bastava uno? Papà Stefano, ho detto, vieni qua perché dobbiamo parlare subito. Hai capito che cosa è successo a mio figlio? È stata tutta colpa di Filippo, il fidanzatino di Ilari. Mio figlio era bravissimo e lui si è arrabbiato e l'ha spinto. Ha capito? Oh, mi sa che adesso litigano. Mamma, lascia perdere, mi fa male la gamba a me. Hai capito, papà Stefano? E questa è tutta colpa di Ilari, perché è stata lei ad istigare che dovevano fare le gare da bambini. Non si fanno le gare da bambini. Hai visto cosa è successo? Innanzitutto, siamo calmi, ok? Colpa è mia, non è di dolore, se mi fidanzati, è fine, colpa mia, non è uscita loro. Effettivamente, se Ilari dice che non ha fatto nulla, vuol dire che non c'entra niente. Ma che cosa stai dicendo, papà Stefano? Ma ti rendi conto di tutto quello che è successo? Ma come dobbiamo fare? Che cosa c'entra? Mi dispiace che sono male, io come faccio adesso? Mi dispiace, ma non strillare, andiamo all'ospedale. Ma non ti capito, ma io non c'entro niente. È colpa di Ilari, è colpa di Ilari. Adesso, Filippo, Lorenzo. Funghetti, è successo un casino. Ci vediamo domani in un altro nuovissimo video. Ciao. Io sai, vi dico, vado a fare un bagno. Ciao a tutti. Ciao. Senti, io ho detto non c'entro niente, va bene, ma io qualcosa c'entro, va bene, ma non si la abbassa la voce. Che muscoli! Ragazzi, aiutatemi, ragazzi, ci vediamo domani, questo è un po', non lo so. Papà Stefano! Dove sei? Aspettami! Papà Stefano! Come sapete, funghetti, zia Nicole è stata tradita dal suo ragazzo. Andiamo a cercarlo, Nicole. No, io non lo voglio più vedere, mi fa schifo. Ti ho detto che mi devo vendicare. Dai, dopo ci facciamo un bel bagnetto. No, andiamo in piscina. Ma che è successo? Oh, arrivederci, ciao!
gol. Oh, ma la lascia perdere mia ragazza. Oh, ma che vuoi? Ma che vuoi? Sta allontano dalla mia ragazza. Oh, Ale! Ma tu cosa vuoi? Tu cosa vuoi? Cosa vuoi? Dai, gol! Non mi era ad andare. Questo sta bene. Non mi era ad andare, dai. Dai, no, no, voglio andare a casa, voglio andare a casa, voglio andare a casa, dai. Ah, è questo detto. Sì, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Dai, su, dobbiamo andare in spiaggia. Ci dobbiamo vendicare con Alessio, lo capisci o no? Ti ha tradito. Come sapete, funghetti, zia Nicole è stata tradita dal suo ragazzo. Dai, zia Nicole, entra. Io non voglio più vederlo. L'altra volta mi ha fatto stare troppo male, quindi non lo voglio più vedere, Ilari. Anche se ti ha tradito, ci dobbiamo vendicare. Ci dobbiamo vendicare, ti ha fatto piangere. Ti ha tradito. Funghetti, questo è lo stabilimento, che è stata la prima volta che ho beccato Alessio tradirmi con Benedetta. Apposta non ci voglio più stare qui. E ci sono lasciati. Adesso, funghetti, guardate questo video, perché devo farvi vedere la rivincita di Nicole contro Alessio. Ci devo riuscire. Ma perché tu sei sicura che sono qui loro? Non ti preoccupare, io l'ho spiato con tutto il tempo. Ho messo delle telecamere qua in giro e ho visto tutto. Stanno qui. Va bene, ok, andiamo, mi hai convinto, andiamo. Aspetta, ci penso io. No, 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 non lo voglio più rivedere. Ci ho ripensato, Ilari. Non lo voglio più vedere, non lo voglio più vedere. Dai, dai, no. Va bene, andiamo. Andiamo a cercarlo, Nicole. Dovrebbe stare qui vicino. Ale, grazie che l'altro giorno mi hai portato al cinema. Sono stata un sacco contenta, soprattutto che tu mi hai scelto. Anche io sono contenta di aver scelto te. Anche se mi dispiace un po' per Nicole, però è andata così, Ma sì, dai, te sei molto meglio di Nicole. Dai, andiamo a farci questa passeggiata. Dai, Nicole, dovrebbe stare da questa parte. Posso sapere che cosa hai in mente per vendicarmi? Allora, non ti preoccupare, ci penso io, seguimi. Qua, guarda che posso fare, guarda. Qui è bagnato, Ilari. Nicole, non ti preoccupare, io vado a cercare Alessio, ora rimane qua. Va bene, sbrigati però, Sì, sì, ora arrivo. Speriamo che Ilari si muova, perché io sto in ansia, sono agitatissima e lei non c'è, quindi sto da sola e non so che cosa ha in mente. Ilari! Non ho neanche il costume, adesso io come vado a casa? Dai, ti volevo fare uno scherzetto, eri un po' in ansia, quindi... Era solo uno scherzetto per svegliarti un po' il cervelletto. E quindi che fai? Mi bagni tutta? Adesso io con Alessio come mi faccio vedere? Sei più bella con la maglietta bagnata, dai! Ok, andiamo a cercare Alessio. Missione amore. Missione amore. Ma chi è più brava a giocare a pallavolo, io o Nicole? Amore, ma tu sei ovvio che sei più brava a giocare a pallavolo di Nicole. Ma quindi sei proprio sicuro che tu a Nicole non ci pensi? No, assolutamente no, ho scelto te. Dai, continuiamo a giocare. Adesso ci penso io. No, Ilari, non lo voglio più vedere, mi fa schifo, non lo voglio più vedere. Ti ho detto che mi devo vendicare, adesso piangerà lui. Ale, che ci mangiamo questa sera a cena? Boh, io volevo andare al Mac. Va bene, se no pure il sushi, non so. Boh, il sushi l'abbiamo già fatto l'altra volta, semmai stasera due panini ci mangiamo così. Sì, dai. Vai. Ti sta bene oggi? Sì. Ma che capoccia è bella!
guarda, lo vedo benissimo, guarda che fa. Adesso al suo tocca la vendetta. No, no. Ma che cosa è stato questo rumore? Ma c'era prima questo lettino? Era lì, è sternuto troppo forte! Adesso io non ci vedo più! Dai Nicole, zitta che ti scoprono! Vieni un attimo, ti faccio mettere la faccia nell'acqua! Ma questo lettino che ce l'ha messo qua? Prima non ci stava? Boh, forse c'era, mi sa di sì. Boh, a me non sembra. Puoi fingerti il ragazzo di Nicole? Ma che ci va a fare la ruota? La faccio da quando sono piccolo io. Oh, ma lascia perdere, per favore. Mamma mia. Oh, ma la lascia perdere, mia ragazza. Oh, ma che vuoi? Te non hai capito, questo è mio. Fermo. Nicole, ho preso un gelato. Ma ti sembra adesso il momento per mangiare un gelato? Che cosa ci devi fare? Non hai capito niente, è l'inizio della vendetta. Guardami, seguimi. Adesso dammi l'asciugamano, mi devi coprire bene. Ti devo coprire bene? Sì. Come? Così? Sì, così. Ok, adesso mi si coprirebbero degli occhiali. Sì, okay. Ma cosa ci devi fare? Uno scherzo ad Alessio. Quale scherzo, Ilari? Cosa vuoi fare con quel gelato? Bene, ora te lo dimostro. Pum! Funghetti, volete questo gelato? Lo spalmo addosso a Alessio? Se lo volete, iscrivetelo al canale. Funghetti, iscrivetevi al canale, fate quello che vi dice Ilari. Ilari, sei pazza, non lo fare, sei pazza. Che buono questo gelato. Dopo ci facciamo un bel bagnetto. No, andiamo in piscina. Ma che è successo? Oh, arrivederci. Ciao. Ma che è successo? Ma chi è che mi ha sporcato pure col gelato? Mo mi devo pure fare il bagno. No, basta il bagnaccio al mare, almeno te lo togli subito, andiamo, dai. Sporcato. Chi è stato? Se ti becco sono affari tuoi. Dai amore, non ti preoccupare, ti aiuto io, andiamoci a sciacquare un attimo al mare. Mi becca. Ora ci giro così non mi vedono. Ok. Ilari, ma tu sei pazza, per poco non ti ha beccato e mi sono dovuta nascondere per terra. Beh, volevi una vendetta, questo è solo l'inizio. Senti, ti dico, è pure buono il suo gelato. Ah, te lo mangi pure quel gelato. Madonna, ci è mancato il gelato oggi. Ma senti, ma ci vogliamo spostare un attimo da qualche parte? No, aspetta, devo un attimo asciugarmi. Ti asciugo io. Grazie. Ilari, guarda, lo sta anche asciugando con l'asciugamano. Non ti preoccupare, questo è solo l'inizio. Devo provare a melarlo. Funghetti, adesso arriverà il bello. Missione trova il ragazzo. Basta, io andiamo a casa, ti sei vendicata, anzi ci siamo vendicate. Ora basta. Adesso devo trovare una vendetta più forte per farlo piangere. Ehi, ho un'idea. Quale idea, Ila? Vedi quel bel ragazzo là? Sì. Ammazza, oh! Hai visto? Tostissimo. Dai Franci, facci vedere due cose, dai, facci il salto mortale. Ma che salto mortale? Dai, dai, facci vedere. Il salto mortale, dai, sì, vogliamo, sì. Va bene, ve lo faccio vedere. Grande! Sei fantastico! Bellissimo! Gli chiediamo se può essere il tuo fidanzato, tra virgolette, per finta e far gelosire Alessio. Perché ti ricordi al cinema che mi hai raccontato che Alessio ha scelto Benedetta? Beh, sì, una buona idea lo è, guarda quanto è muscoloso. Quindi adesso ci penso io, seguimi. Vieni con me. Vengo con te. No, però Ilari, io mi vergogno. Ragazzi, guardate che vi faccio vedere, guardate. Mamma mia. Guarda, come fai? Guarda, mamma, guarda qua, oh. Guarda. Tocchi ferro. Ferro proprio. Tengo. Ciao. Io mi chiamo Ilari. Ciao Ilari. Ilari, mi vergogno, dai, andiamo via, per favore. Nicole, vieni qua. Lei è mia zia Nicole. Ciao.
Dai, Nicolò, che c'è? No. Ciao. 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 Senti, devo parlare con te. Dimmi. Allora, puoi fingerti il ragazzo di Nicolò? Ma no, ma perché? Ma io ho già una fidanzata. Senti, bello, io ho bisogno che tu sei il ragazzo di Nicolò, ok? Dobbiamo fare una vendetta, quindi tu ci sei, ho capito? Una vendetta? Ma io non so nemmeno di che parlate, ma di che state parlando? Senti, mia zia è stata tradita dal suo ragazzo, quindi ora tu devi farlo ingelosire, ok? Allora dimmi, che cosa sai fare? Allora, io non lo so, io so fare le verticali, le ruote, non lo so. Le capriole? Le capriole, sì, le so fare. Ok, adesso, alzatevi in piedi, tutti e due. Il culetto, ok, adesso datevi la mano. Allora, vi dico io dove andare, da quel ragazzo bruttissimo con quei muscoli che sembrano spaghetti e quei capelli che sembrano dei spaghetti affilati che fanno schifo. Quindi andate da lui, con quella ragazza col costume nero. Ah, sarebbe lui il ragazzo di cui ti devi vendicare? Sì, è lui, fai vedere quei muscoli, dai, forza, passatevi lì davanti, forza. Ma quello è Nicolò, ma che ci fa qua Nicolò? Oddio. E ora chi è il ragazzo accanto a Nicolò? Non lo so, ma perché tu ti stai arrabbiando? Perché sta con un altro ragazzo. E a te cosa ti interessa? Chiedevo così per sapere. Così per sapere? Basta, fermi qua, qua va bene. Ilari, ma adesso che dobbiamo fare per farlo ingelosire? Adesso fai quello che ti dico io, ok? Allora, già ti dico, questa è la verticale, cioè questa è la spaccata, questa è la verticale e poi questa è la ruota e questo è la capriola, ok? Tutto chiaro? Va bene, tutto chiaro, chiaro, farò quello che mi dici tu. Ma che ci vuole a fare questo? Se lo fa pure io. Ma che ti frega a te? No, vabbè, era per dire che la verticale la sanno fa tutti. Sì, vabbè, però non guardare, cioè. Bravo, amore, bravo! Bravo, ragazzo di Nicolò! Adesso fai questa. Ti ricordi che cos'è, vero? Dai, fammi vedere come fai la ruota. Ma che ci va a fare la ruota? Cioè, da quando sono piccolo io. Oh, ma lascia perdere, per favore. Mamma mia, oh. Ma che sei, geloso tante volte? Ma che geloso, perché la sanno fare tutti, è solo che si crede figo. Francesco, adesso dobbiamo concludere il piano. Dimmi quello che devo fare. Adesso devi usare queste due braccia muscolose e prendere Nicolò in braccio e baciarla, ok? Va bene, Ilari, se lo dici tu. Fammi vedere se sei muscoloso abbastanza. È abbastanza? No, fai altri due, così. Altri due. Vai. Tu febbra, dai. Va bene? Okay. Dai, ci siamo. Adesso puoi prenderla. Lo spaghetti. Un abbraccio. Amore mio, quindi mi vuoi prendere in braccio? Sì, certo, vieni, ti prendo in braccio io. Vieni, tesoro, vieni. Arrivo. Come siete belli, Nicolò e il suo ragazzo. Mazza. Quanto sono belli quei due insieme. Oh, ma la lascia perdere, mia ragazza. Oh, ma che vuoi? Te non hai capito, questo è mio. Fermo, fermo. Guarda, solo perché mi stanno a tenere. Lasciala perdere. Devi andartene via. Solo perché mi stanno a tenere. Ma che vuoi? Stai lontano dalla mia ragazza. Ma tu cosa vuoi? Cosa significa? Devi starti lontano lui. Hai scelto lei, vattene. E quindi non posso stare con un altro ragazzo? No, non ci puoi stare. No, non ci posso stare. Hai capito bene, Ale, oh, mi spieghi cosa sta succedendo? Nicolò, non puoi stare con un altro ragazzo. Perché? Che vuoi? Ma che vuoi? Speriamo che non ti fa male nessuno. Oh, questa non cosa fino a me. Oggi tutto a me. Francesco, devi dire a Nicolò che è la tua ragazza.
sto mi sente, o sta litigando. Oh, ho capito Ilaria, ho capito. Hai scelto lei, adesso rimani con Benedetta, io mi sono fidanzata. Ah, con quello tutto fumo niente arrosto, eh. Ma scusa Alessio, ma te che ti frega? Infatti io sono fidanzata e me ne vado con il mio ragazzo. Ciao, bello. Ma Nicola, aspetta, oh dai, vieni. No Nicola, non andare, resta qua. No, io vado. Ciao. Dai Ale, basta, andiamo via. Ancora la situazione sta facendo brutta, non mi piace. Andiamo, sì, no, amore. No. Ale, a me mi sembra però che eri geloso, eh. No, non ero geloso, basta di queste cose. Non eri geloso, guarda come ti sei comportato. Nicola se n'è andata con un altro ragazzo, vedi? Sfigato, loser, sfigato, loser. Il rimo non ti ci mette pure due, eh? No, Benedetta, lasciami da solo, non voglio stare con te. Senti, Benedetta, ci vediamo stasera, però ora non mi parlare. Non ci devo parlare, andiamo per favore. No. Vabbè, sai che ti dico, ciao, ci vediamo stasera forse, eh? Ilari, ma chi è un nuovo ragazzo che sta ora con Nicole? Allora, dimmi una cosa, al cinema, chi avevi scelto, Nicole o Benedetta? È vero, ho scelto Benedetta, ma ora mi sto rendendo conto che forse ho sbagliato. Se vuoi essere il fidanzato di Nicole, glielo devi dimostrare. E cosa posso fare per dimostrarglielo? Senti, bello, al cinema hai scelto Benedetta, quindi ora ti devi conquistare Nicole da solo, bello, ok? Adesso, vai! Ok, adesso Nicole è stata vendicata e adesso Funghetti, ci vediamo domani per vedere come continua questa storia. Alessio! Adesso Funghetti, fatemi sbrigare perché devo aiutare Alessio. E nei guai, ci vediamo domani con il prossimo video. Ciao!